Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su Ansa Scienza e Tecnica e quest'oggi andremo a parlare di una missione veramente molto interessante, nonché molto importante, perché andrà ad esplorare il lato oscuro del nostro satellite, ovvero la faccia della Luna che non vediamo mai qui dal nostro pianeta, una missione cinese di nome Change 4 che ha tanti obiettivi in programma, che se verranno tutti realizzati, completati, sicuramente ci faranno comprendere meglio sia il nostro satellite in generale che il lato oscuro del nostro satellite, ma allo stesso tempo ci faranno fare un grande passo in avanti per quello che riguarda, diciamo, il futuro degli astronauti che arriveranno sul nostro satellite, perché ovviamente in svariati video precedenti abbiamo parlato degli obiettivi della NASA di voler portare magari degli astronauti, quindi far ritornare l'uomo sul nostro satellite e magari colonizzarlo, quindi costruire le tanto fantascientifiche basi lunari. E sicuramente questa missione servirà anche per questo, perché infatti dopo andremo a vedere cosa studierà, ma allo stesso tempo gli esperimenti che sono stati pensati da realizzare sulla Luna, in quell'ambiente lì, per vedere un po' se riescono, ecco, tra virgolette. Quindi, come al solito, procediamo con la lettura di quest'articolo e vediamo un po', insomma, tutte le cose che questa missione farà, quanto ci impiegherà ad arrivare sul nostro satellite, perché partirà oggi. Infatti, questo video voi lo vedrete venerdì 7 dicembre. Questa missione parte oggi, venerdì 7 dicembre, alle 19:30 ora italiana circa. Questo video uscirà, se tutto va bene, alla solita ora, ovvero alle 15, quindi fra 4 ore e mezza ci sarà il lancio di questa missione. Se volete magari fare qualche domanda o magari avete qualche perplessità riguardo di questa missione, beh, potete lasciare tutto qui sotto nei commenti, oppure seguite la live di Link for Universe, tutti sapete chi è ovviamente. In ogni caso io vi lascio il link in descrizione del suo canale, come faccio in tutti i miei video, di tutti i link che lascio. Se volete appunto seguire la sua live, inizia alle 17, quindi lui sarà in live e sicuramente sarà in live oltre le 19:30, perché ovviamente prima parlerà un po' della missione, risponderà a delle domande, poi magari si godrà il lancio insieme a tutti quelli che saranno in live. Detto questo, iniziamo. È atteso per venerdì 7 dicembre, intorno alle 19:30 ora italiana, il lancio della missione Change 4 con cui la Cina punta a conquistare il lato oscuro della Luna prima di Russia e Stati Uniti. I dettagli non sono stati ancora annunciati ufficialmente dall'Agenzia Spaziale Cinese CNSA, ma i due mezzi robotici protagonisti della missione, un lander e un rover, dovrebbero raggiungere la Luna dopo 27 giorni di viaggio per poi posarsi nel cratere Von Karman, all'interno del bacino Polo Sud, Aitken, per studiarne superficie e sottosuolo. L'obiettivo è far luce sull'evoluzione della Luna e tentare la coltivazione di piante in vista di una futura base lunare. Entrambi i mezzi robotici sono eredi della precedente missione cinese Change 3, che esattamente 5 anni fa ha portato sulla Luna un lander e un rover chiamato Yutu, che è stato il primo rover lunare cinese e il primo veicolo spaziale ad allunare dai tempi della missione sovietica Luna 24 nel 76. In preparazione della nuova missione Change 4, lo scorso maggio i cinesi hanno lanciato il satellite Kuiqiao, posizionandolo in orbita per garantire comunicazioni stabili con il lander Change 4. Gli obiettivi scientifici della missione sono stati descritti in uno studio pubblicato poche settimane fa sulla rivista Planetary and Space Science del gruppo di Yingzhuo Ya dell'Università dell'Accademia delle Scienze Cinese a Pechino. Secondo quanto riporta il documento, la missione Change 4 eseguirà uno studio radioastronomico a bassa frequenza della superficie lunare ed esplorerà la faccia nascosta della Luna nel campo d'azione del rover, studiandone la topografia e la composizione mineralogica. A bordo della missione ci sarà anche tanta tecnologia europea, con strumenti realizzati da Germania, Svezia e Paesi Bassi. Secondo una notizia diffusa in primavera dall'agenzia di stampa cinese Xinhua, Change 4 porterà sulla Luna anche una mini biosfera con semi di patata e Arabidopsis, una pianta da fiore e uova del baco da seta, per testarne la coltivazione attraverso un esperimento biologico progettato da 28 università cinesi. Quindi, una missione questa che veramente
ha tante cose da realizzare, da fare una volta arrivata sul nostro satellite. Una missione composta da un lander e un rover, e per lo più appunto da una sonda che è stata già mandata e che è già in orbita intorno alla Luna, per far sì che le comunicazioni tra il rover e la sonda siano stabili, quindi tra rover e la Terra, ma diciamo che questa sonda che è intorno alla Luna, che è in orbita intorno alla Luna, fa da intermezzo, ecco, per non dover dal rover direttamente alla Terra. Allora c'è un intermezzo che è questa sonda che manderà poi i dati a Terra. Quindi una missione veramente molto molto interessante, che ci farà esplorare il lato oscuro del nostro satellite, tante le cose che deve fare, come abbiamo detto. Ci impiegherà 27 giorni a raggiungere il nostro satellite, la Luna. Quindi il 3 gennaio dovrebbe arrivare sulla Luna, quindi proprio iniziamo bene l'anno nuovo con un evento astronomico, perché una missione raggiunge il nostro satellite, tra l'altro nel lato oscuro, quindi nella faccia che noi non vediamo mai qui dal nostro pianeta. Una missione che, diciamo, anche vede un po' di competizione, ecco, perché la Cina vuole arrivare sul lato oscuro del nostro satellite prima di Stati Uniti, quindi prima della NASA e della Russia. Quindi, diciamo, c'è anche sto fatto un po' della competizione, però sta di fatto che è una missione veramente molto importante, perché ci permetterà di capire tante cose sulla composizione della faccia coperta a noi. Ci farà capire come è anche fatta, perché sappiamo che ci sono meno crateri nella faccia nascosta della nostra Luna rispetto a quanti crateri ci sono invece nella faccia che noi già vediamo. Quindi già questo è molto, molto interessante, anche misterioso. Poi il fatto di voler provare a coltivare in quelle condizioni lì delle piante, per vedere se riescono a crescere, come reagiscono, quali sono le reazioni e tutte queste cose qui, anche perché comunque se vogliamo costruire delle basi lunari in qualche modo dobbiamo comunque sia mangiare che bere, e quindi di certo non possiamo ogni volta mandare dei rifornimenti come succede sulla ISS, anche perché i costi sarebbero molto più elevati sicuramente. E tra l'altro, oltre a realizzare questi esperimenti di coltivazione, studieranno anche tutto il sottosuolo della Luna, quindi magari l'acqua che è presente nella parte oscura della nostra Luna, infatti dice mineralogica, quindi vedremo, si studierà anche quello, perché ovviamente l'acqua è essenziale se mai dovessimo andare a colonizzare la Luna, ma qualsiasi posto, ecco. Quindi veramente una missione che ci permetterà in generale di capire meglio il nostro satellite, ma che guarda al futuro, perché comunque queste fantascientifiche, attualmente basi lunari, per essere realizzate devono comunque essere prima un po' progettate, e capire anche i tanti problemi che sorgono quando uno dice ok, costruiamo una base lunare. Quali sono i problemi? Quali sono i pro e i contro? Cioè, vabbè, a parte i pro, quali sono i contro? Cosa dobbiamo andare a risolvere? Quindi queste sono domande fondamentali, e se tutto andrà per il meglio questa missione qua potrebbe già rispondere a una buona parte di queste attuali problematiche che ci sarebbero se dovessimo costruire una base lunare. Quindi sintonizzatevi questa sera sul canale di InfoUniverse per una live dove, insomma, potete seguire magari in compagnia di qualche altro appassionato il lancio di questa missione. Se avete delle domande o dei dubbi, potete lasciare anche qui sotto nei commenti le vostre domande. Detto questo, per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Abbiamo parlato di questa missione cinese Change4, che ha come obiettivo studiare ed arrivare prima degli Stati Uniti e della Russia, ma studiare il lato nascosto della nostra Luna. Insomma, una missione che per come è descritta si rileva molto interessante per quanto riguarda la comprensione generale del nostro satellite, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro
dell'esplorazione spaziale e quindi anche la colonizzazione possibile con basi lunari della nostra Luna, insomma. Quindi io vi rimando ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che sia notizie altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come l'è stata questa. Meno mi rimane che salutarvi. Ciao belli!